l'ulteriore crescita della maturità culturale delle persone non favorisce il sistema attuale. Quindi possiamo solo aspettarci che il sistema attuale farà di tutto per ridurre la cultura delle persone al minimo indispensabile, perché è l'unico modo per sopravvivere. E do una piccola, do una definizione di alcuni attributi che secondo me rispecchiano una persona che io chiamo avanzata culturalmente. Queste persone tendono a preoccuparsi maggiormente per l'ambiente, tendono ad esprimere maggiore empatia verso il prossimo e minore competitività, tendono a ridurre gli sprechi perché si preoccupano delle risorse del pianeta, tendono ad interagire in modo più costruttivo con il prossimo e spesso partecipano a, bypassano completamente il bisogno del denaro partecipando a progetti open source o di sharing, quindi condivisione delle cose, e tendono a concentrarsi maggiormente su valori culturali e molto meno su valori materiali e consumistici, tendono a sentirsi parte di una struttura più complessa, la società dalla quale dipendono e alla quale sentono il bisogno di contribuire per proteggere se stessi e la società stessa. Praticamente rappresentano il pericolo più grande che esiste alla crescita del modello economico attuale. E quindi è ovvio che in televisione vedete solo cose stupide e che tentano di ridurre l'avanzamento culturale delle persone, perché questo è l'unico modo per proteggere le persone. In un sistema come il nostro tutti hanno bisogno di un lavoro e il danno più grande che possiamo produrre a noi stessi finché viviamo in questo sistema è diventare persone mature, perché questo ridurrebbe il numero dei prodotti venduti sul mercato, ridurrebbe il numero dei lavori e ci farebbe diventare disoccupati. Quindi il sistema sta andando contro se stesso e stiamo diventando schizofrenici. Da una parte dobbiamo lavorare e da una parte se lavoriamo distruggiamo il pianeta. Cosa scegliamo? Quindi questa piccola introduzione era per cercare di distogliere le persone dai singoli individui, Berlusconi o altre persone che noi individuiamo come corrotte. Sono fondamentalmente coloro che hanno sfruttato meglio a loro favore un sistema competitivo. Stiamo competendo, quindi è solo naturale aspettarsi che questo succederà, e succederà in scale sempre più grandi mano a mano che la crisi diventa sempre più pesante. Quindi come cercare magari delle soluzioni un po' fuori dal sistema? Innanzitutto dobbiamo andare verso la logica e la scienza, quindi creazione di un modello scientifico avanzato che sia in grado di simulare come il nostro sistema funziona e che cosa succede quando cambiamo un parametro rispetto all'altro, e individuare quali sono questi fattori che a lungo termine potrebbero diventare insostenibili, perché una volta che voi li avete individuate potrete passare alla fase successiva, ossia aspettare che raggiunga il massimo beneficio ed essere già pronti a cambiare quel parametro per continuare la crescita del beneficio. E a livello un po' più globale direi che è ora di muoversi dall'applicazione di modelli economici che sono rigidi e statici a versioni più dinamiche e flessibili che sono concepite con lo scopo di essere costantemente aggiornate e cambiate in modo che essi possano seguire l'evoluzione umana che, come vedete nella foto, nel grafico, cresce a velocità esponenziale. Grazie per l'attenzione.